Tante occasioni, ritmi alti, ma nessun gol. Al Marulla si chiude 0-0 la sfida tra Cosenza ed Akragas. Quel Gigi Marulla che 30 anni fa era in campo nell'ultima sfida tra Silani ed Agrigentini. Risultato giusto, nessuno domina e il pari accontenta entrambe. Nonostante lo 0-0, lo spettacolo però non manca sul terreno di gioco rosso-blu. Pronti via e la mantia per poco non beffa l'estremo ospite. Dall'altra parte del campo, Di Piazza è una spina nel fianco del difensore di casa. Al 14esimo prende in pieno la traversa, decisivo. Il tocco, prodigioso di Perina. Al 24esimo il Cosenza reclama un penalty per questo fallo di Capuano su Caccetta, ma l'arbitro lascia proseguire. Gioco tambureggiante anche nella ripresa. L'Akragas gira meglio il pallone ed arriva più volte davanti a Perina e Leonetti ad avere sul piede per due volte la palla del vantaggio. In entrambe le chance i difensori Silani ci mettono però una pezza. Ci prova anche Aloy, di testa, ma la sua incornata fa solo la barba al palo. Il Cosenza incassa, ma quando riparte fa venire i brividi alla retroguardia siciliana. Vutov sguscia via anche al Piplet avversario, ma Capuano si improvvisa portiere e salva la sua porta. Ancora più clamorosa l'opportunità gettata alle ortiche da Caccetta, che prima si vede respingere il suo tiro sulla linea e poi spara alle stelle a porta spalancata. Finisce 0-0, ma di sicuro sugli spalti i tifosi non si sono proprio annoiati.